scrivere, di fare una procedura. Puoi entrare anche senza essere iscritto col tuo account di Facebook. Puoi entrare, quindi non ci sa un modo per capire chi sono gli iscritti. Devi iscriverti ai gruppi, attenzione. Iscriviti, allora, funziona così, il sito... Ti iscrivi con l'account di Facebook. Esatto. Ti scrivi, però ti iscrivi. Prendi i dati da Facebook. Però ti iscrivi. Ma è una cosa come connessa. Non la vedi. Magari. E considerate che uno si iscrive e praticamente come chiunque, anche non iscritto, può vedere il sito. Uno iscritto come Facebook che non sceglie un gruppo di lavoro può vedere e leggere e scaricare tutti i documenti nell'area pubblica aperta che non siano i gruppi. Per entrare, fare attività sui gruppi, caricare documenti, spostare roba o scrivere dentro ad alcuni gruppi, sceglieremo se lasciare l'apertura totale o definire una linea di demarcazione. Demarcazione. Cancella che fa quello che vuole, cancella. No, non puoi cancellare. No, puoi... Facebook ti cancella. Facebook cancella un casino di gente, un casino di cose, di situazione. Ma no. Livio padroneggia, cazzo. Ma stai scherzando? Vabbè, no, ti, ti distingui con un altro utente, ti registri un altro. Facciamo, cerchiamo di fare uno. Io ho giusto due pareri velocissimi, mi piace tantissimo questa idea. Due problemi che posso vedere. Il primo problema, ho visto che la rete di Grillo mediamente si contestualizza come gente che è istruita, che sta su internet. Questo vuol dire però che ci possiamo allargare sulla rete, ma comunque manteniamo sempre quella dimensione. Questo vuol dire che la persona che non ha internet, non ha possibilità di accedere, è tagliata fuori. Prima cosa. Però mi piace molto. Seconda cosa, quindi però dobbiamo trovare altri strumenti, per esempio ritorniamo al discorso della scheda. Sì. Seconda cosa, c'è sempre il discorso, problema, vabbè questo vale in generale quando si tratta di consultazioni internet, problema spamming e poi problema di leaking informatiche che possono nascere. Bisogna evitare, bisogna trovare un approccio costruttivo per mettere in contributo in maniera attiva senza che la gente inizia a spornarsi. Poi c'è la ripresa. È una cosa che dice una stronzata in un punto. Dico una cosa perché l'ho fatto vedere ieri sera a Massimo, un minuto dopo la riunione di Piazza Napoli è arrivato Massimo a chiedermi come funzionava il sito. Dentro ogni utente si può configurare che tipo di mail ricevere dell'attività del sito. Tu gli puoi dire aggiornami una volta alla settimana, aggiornami una volta al mese, aggiornami tutti i giorni, aggiornami tutte le volte qualcuno fa una modifica, dove sono iscritto o in tutte le cose del sito. Quindi è configurabile questa cosa qua ed eviti lo spam. Soprattutto vi dico che se io mi iscrivo nel gruppo di Piazza Napoli posso mandare la mail alle persone del gruppo di Piazza Napoli. Se io voglio andare a mandare mail ad altre persone fuori dal mio gruppo devo chiedergli amicizia come una sorta di Facebook. Una volta che sono amici rientrano nei miei membri, che sono membri, nei miei amici, diciamo in questo elenco di amici che il mio utente mi visualizza e posso mandare una mail a tutti con un click. Così anche semplice per il dialogo tra gruppi all'interno del gruppo. Basta, allora, Alex e poi Vincenzo. No, più che altro una proposta per andare avanti perché figo la parte informatica, telematica, però... Sì, tra 5 minuti chiudiamo. Ecco. Cioè, l'ordine del giorno era soprattutto l'organizzazione. Sì, della adesso passiamo civica, all'organizzazione, no? Quindi, operativa. Se affrontiamo il tema dell'organizzazione sia reale sia virtuale, vedendo una organizzazione comune che sia coerente alla presentazione, insomma, diciamo, dei gruppi di quartiere e a quello che abbiamo discusso in questo mese di giugno e luglio. Insomma. Yes. Vorrei capire a che punto è. Cioè, cosa manca dello sviluppo? Cioè... 30 secondi, allora il sito fino a un mese fa era fatto esclusivamente per i gruppi di quartiere perché c'era la necessità di lavorare e oggi noi usiamo me.com che è una piattaforma che io pago, non vedo perché devo pagarla io e quindi ho detto vabbè c'è questa tecnologia gratuita, proviamola. Perché noi con gruppi di quartiere, con attività sul territorio, è necessario che le persone possano dialogare anche online, possano postare documenti, possano avere un calendario da condividere. Il meetup, questa cosa qua, ci creava un po' di caos, molta gente entrando sul meetup, c'erano troppe informazioni, troppe cose e si spaventava un pochettino, volevamo fare una cosa un po' piccolina solo per noi. Quando ci è stato chiesto di eventualmente valutare una piattaforma unica, ho chiesto al mio programmatore, al sito che era quasi finito, di rimetterci le mani e replicare il nostro sistema in un sistema un po' più ampio. Lì è nata la bambina, mentre lo faceva. La sera prima gli ho chiesto la cortesia, lui la sera non l'ha fatto, la mattina dopo ha detto la moglie, e quindi adesso il sito è
più o meno si intravede la struttura finita, però i pulsanti non sono linkati, quindi tu schiacci area Milano, vedi gruppi di quartiere, gruppi di lavoro, clicchi e non ti riapre, però se fai una ricerca ti rifà vedere tutti ci sono, però non sono linkati. Quindi in questo momento qua è un po' imbarazzante dirvi, se avessi un Giovanni che mi dice domani metto sotto una settimana di lavoro, lui lo finisce, una settimana lo finisce, io ne sono convinto, cioè non so che per quanto bravo tu sia, però il mio amico ci ha dedicato 6 ore nell'ultimo mese e è andato avanti parecchio, vuol dire, ha fatto proprio nei ritagli di tempo, sai. Allora, quindi mi permetto di chiudere io, allora la parte quella lì di gruppi, di gestione dei gruppi, form, calendari è già praticamente pronta, la parte di raccolta proposta è realizzabile in un attimo, sì, sì. Con un form che poi possa essere utilizzato anche da chi raccoglie le schede cartacee e poi le compila lui. La scheda, la votazione, cioè, quindi la modalità per poi arrivare al programma attraverso queste proposte, non rischia di non essere fatta online per il problema della unicità dei voti, giusto? Quindi teoricamente si dovrebbe prevedere un giorno insieme magari alle primarie dei candidati in cui chi vota il candidato vota anche magari alcuni punti particolari del programma, oppure si trova una soluzione alternativa, si vede in maniera così informale quali sono le proposte che hanno ottenuto più voti all'interno del sito con mi piace o non mi piace, si prendono quelle senza dare nessuna valenza particolare e si utilizza questo come criterio minimo che noi stabiliamo dall'inizio e quello sarà, quindi faremo una sorta di cosa del genere ed è fattibile questa cosa qua. Già con un click lo fa, anzi c'è già, scusate, c'è già, io ho messo dentro mi piace il sito e puoi mettere il voto. Quindi allora possiamo gestire la realizzazione del programma attraverso la gestione del programma, la possiamo gestire attraverso online la raccolta schede, quindi che potremmo fare e inserire noi cartacee, e quindi avere delle statistiche che ti fanno vedere tipo nel quartiere X la priorità è la mobilità e la proposta principale è fare una pista ciclabile che passe da via X a via Y e quello entrerà nel programma, no? È fattibile questa cosa qui? La proposizione dei candidati. Aspetta, sì, i candidati, la sezione dei candidati, Marco, è anche realizzabile, no? La sezione dei candidati, c'è uno spazio dedicato a chi si candida per potersi vedere, cioè si sì, può un fare blog, metti il blog, allora, nel gruppo lista civica, l'ho messo nella presentazione giornata, sì. Quando cliccherai lista civica, entri quindi in Milano, quindi o in un altro comune, dentro ti trovi il forum, il wiki, il blog, ti trovi dentro tutto, nel blog della lista civica di Milano sarà dedicato ai candidati, consiglieri o chi sarà. Perfetto, quindi è realizzabile questo spazio. Uno spazio che si autogenera adesso negli altri incontri, adesso lo dico alla brutta, insomma, che ho capito, non si autogenera, una realtà aumentata, no, per cui il candidato si propone le proprie idee che vengono dibattute, create, rigenerate, eccetera, quindi c'è anche una sorta di valutazione del candidato, perché tutti si possono candidare, e c'è una sorta di ranking automatico o semi-automatico. Questa non l'avevo calcolata, cioè, il fatto che tu sei manina su, manina giù, valutazione. Sì, nel senso che io inizialmente credo la fattibilità più su il dopo, cioè abbiamo un eletto, il consigliere, il sindaco, quello che sarà, e il cittadino libero, iscritto o no, può entrare nel blog della lista civica a Milano, del comune, della Lombardia, può dialogare apertamente, direttamente, tutti i cittadini, con l'eletto. Il fatto di avere multi-blog, no, perché ogni candidato avrebbe un blog. È che è un aspetto che si dibatteva, però che aiuta la scelta dei candidati, che è un tema anche questo. 200 blog. I candidati sono 60. Sì, 300. Immaginate che clicchi un blog. Sì, io mi propongo come candidato. Uno ti scrive, ma tu cosa pensi su questo? Intanto prepari. Allora, scusate un attimo. Allora, chiudiamo questa sezione di internet che mi sembra che sia fattibile come
Sì, sì, la risposta è il multiblog esiste, perché l'ultima versione esiste, anche il nostro sito provvisorio c'ha 11-12 blog, perché una volta che crei un gruppo in automatico, quindi ti crea il blog in automatico. Il problema è che siamo appoggiati su un server che non è compatibile completamente con WordPress, e quindi di 13-14 ce ne sono solo uno funziona. Quindi adesso metterti la mano sul fuoco non te lo so dire, tecnologicamente si può fare. Se no fai un link, si può fare un link e andare su un'altra pagina, un altro MySpace. L'importante è sapere di fare una piattaforma.